Ciao gente, un nuovo video. L'ultima volta abbiamo visto il WeatherBit Current, oggi vediamo il WeatherBit Forecast. Quindi, l'altra volta eravamo rimasti con questo Conky che vedete a schermo. Oggi vediamo il Forecast. Quindi, tutti i link sono in descrizione e o nel precedente video. Quindi, vediamo il Forecast. Allora, il Forecast è stato diviso in quattro Conky principali perché tutto insieme non riesce a caricarlo, mi dà l'errore e non sono riuscito a trovare l'errore. Comunque, ovviamente se voi volete un conchio unico potete modificarvelo come volete. Vedete a video cosa ottenete. Praticamente questi qui che vedete a video sono i primi due conchi del Forecast, conchi 1 e conchi 2. Sono 4 righe per ogni conchi, come vedete, sono 8 in tutto. E queste che vedete adesso sono le il conchi 2, il conchi, scusate, il conchi 3 e il conchi 4. Il conchi 3 ha le prime 4 righe e il conchi 4 le ultime 3 che vedete nell'immagine. Allora, questi conchi qui potete utilizzarli in base alla grandezza del vostro schermo, così come sono, oppure potete ridimensionarli togliendo dei dati che non vi servono. Io ho cercato di mettere i dati da sinistra verso destra, dal più usato al meno usato. Quindi fate le modifiche che ritenete opportune in base al vostro schermo. Potete utilizzarli ovviamente tutti e quattro, potete utilizzarne tre, due, uno solo, come volete. Quindi andiamo a vedere la cartella com'è composta. Allora, la vedete a video. La cartella è quella evidenziata, ovviamente la scritta WeatherBit non ci sarà perché stiamo sempre parlando della cartella.conky. Le ho già spiegate l'altra volta le cartelle, quindi andiamo a vedere WeatherBit. Ecco, questa è la cartella Forecast. All'interno troverete questi file, tranne alcuni che utilizzo io ovviamente per fare il programma. Quindi li apriamo e vediamo cosa contengono. Allora, c'è il daily, eccolo qui, lo vedete, il trattino daily che vi dà tutti i dati del forecast. Poi c'è l'error, che in questo caso dà ok perché non c'è nessun errore, il general, qui che lo vedete, da queste sei informazioni. Poi abbiamo il daily che vi dà sempre i dati del trattino daily però puliti, il forecast conky che scrive le istruzioni conky, il viewpoint che vi dà il viewpoint per tutti i giorni del forecast e l'UV index che vi dà i dati dell'UV index. Poi c'è questo file qui che si chiama conkycopy.txt e cosa fa? Praticamente questo qui scrive il conky. Praticamente prima avevo fatto un file che scriveva le istruzioni conky e poi voi nel conky principale dovevate scrivere vai a prendermi l'istruzione in quel file. In questo caso, siccome ho una botta di istruzioni da scrivere, ho detto direttamente al file Python di scrivermi anche il conky. Quindi voi dovete fare nel conchi principale io ho fatto praticamente copia e incolla delle istruzioni che sono scritte in questo file. Infatti, se vedete, sono uguali a quelle dell'altra volta, ovvero dice al conchi di andare a prendersi la riga tal dei tali nel file tal dei tali. Siccome però erano da scrivere tutte queste istruzioni qui per il conchi, in quanto i giorni dal forecast sono 16, l'ho fatto fare direttamente al Python. Quindi andiamo a vedere il file Python, com'è strutturato. Eccolo qui, lo vedete. All'inizio ci sono le solite impostazioni. Qui dovete inserire la vostra latitudine, la vostra longitudine e fra gli apici la vostra APD. Questo qui è il solito URL per far dire al programma da quale sito prendere i dati. È già in automatico perché una volta che scrivete le istruzioni sopra, qui vi prende la latitudine, la longitudine e il MyApp. Qui prende la vostra home in automatico, qui setta delle variabili. Questo qui è la variabile del codice errore. Queste qui crea le variabili per i dati generali e queste sono gli array e le variabili per il forecast. Questi sono tutti i dati che prende per ogni singolo giorno. Qui settiamo i percorsi. Ho aggiunto qui, come dicevo l'altra volta, il percorso temporaneo, che è quello che praticamente potrebbe essere cambiato. Scrivendo qui i percorsi temporanei cambiamo più velocemente invece di scrivere di cancellare o cambiare le istruzioni ogni volta. Infatti qui bisognerà eliminare questa e quindi lo facciamo solo 4 volte perché appunto c'è il percorso temporaneo che è memorizzato nei successivi percorsi. Poi
Qui dovete inserire il vostro MyD, vedete? Io ho il 182 che riguarda il mio nord, voi dovete inserire il vostro, ovvero dove si trova il nord rispetto al vostro monitor quando lo guardate. Il numero di gradi ovviamente dovete inserire. Questo qui è la verifica dell'errore e qui scrive l'errore nel file. Qui ottiene tutti i dati generali e qui li scrive sul file. Qui ottiene tutti i dati del forecast per ogni giorno e qui li scrive sul file. Ovviamente qui ci sono sempre le trasformazioni da fare, chilometri all'ora o metri al secondo, secondo di come le volete. Qui arrotonda per esempio le precipitazioni, valori delle precipitazioni. Poi qui fa la stessa cosa, solo che scrive i dati del forecast puliti, ovvero senza dire che cos'è il dato. Qui calcola il dew point e lo scrive. Qui calcola l'UV index e lo scrive. Ecco, qui inizia a calcolare la sezione del forecast. Quindi vengono settate delle variabili. Sono quelle dell'altra volta, le vedete a video. E poi vengono anche settate qui delle istruzioni con key parziali. Faccio scorrere. E poi qui inizia a calcolare il ciclo for per prendere appunto tutti i dati del fino a qui del forecast. Ecco, questo qui è il file che vi dicevo prima, l'istruzione che vi dicevo prima. Questo crea le istruzioni, praticamente crea il conchi, il corpo del conchi. Quindi una volta creato non si fa altro che copiare l'interno del file nel conchi vero. Ovviamente vedete che con queste poche istruzioni sono riuscito a creare tutto questo file qui, che altrimenti dovevo scrivere a mano. E perché devo scriverlo a mano se può farlo il Python per me? Ecco, questo è quanto. Quindi questo è il file Python del forecast. Andiamo a vedere i file del conchi principale. Allora, quelli qui li vedete, questo qui era quello del current, che ho denominato test, e questi qui sono i quattro del forecast. Ne apriamo uno, sono tutti uguali. Allora, qui ci sono le solite impostazioni, fino a qui, che vedete, e poi qui comincia il corpo del conchi. Come vedete, queste istruzioni qui sono quelle che ha creato il Python. Io non ho fatto altro, praticamente questo file qui è evidenziato. Vedete, sono le stesse istruzioni. Le ha create, io non ho fatto altro che fare copia e incolla. Infatti, il primo sarà di 4 giorni, come vedete. Show il quarto giorno. Il secondo è uguale. Partirà dal quinto e arriverà all'ottavo. E così via, per il quarto e per il quinto. Parte dal tredicesimo e arriva al quindicesimo. Bene, per oggi è tutto. Vi metterò in descrizione il link di scaricamento del progetto. Potete ovviamente o scaricarlo da solo, usarlo da solo, oppure integrarlo con i progetti precedenti. Quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!